Bentornati, fratelli di Tuberanza, in un nuovo episodio su Clash Royale. Oggi purtroppo sono solo, ma tranquilli che Grax tornerà. È uscito questo nuovo aggiornamento dove sostanzialmente sono cambiate un sacco di robe e voglio scoprirle insieme a voi. Ma prima di cominciare, lasciate un bel pollicione all'insù per supportare questi video. Hanno inserito questi bauli che onestamente non so cosa io possa trovarci all'interno. Mi pare di aver capito che forse ci sono delle nuove carte. Fatemi capire sta roba, regà, perché io qua vedo campioni. Boh, vabbè. Non è che io abbia ben chiara la situazione di questo aggiornamento. Non mi sono voluto spoilerare neanche niente, perché lo sto scoprendo adesso insieme a voi. C'è un altro baule. Ma che veramente? Oh, fermi tutti! Leggendaria! Avrei preferito il Jolly? Gran cavaliere! Strega madre. Vabbè. Non si butta via niente, boys! Non si butta via niente! Ma quanti ne abbiamo? Che poi, tra l'altro, regà, ho lasciato un'altra! E si gode, bello mio! Di nuovo strega madre. La potremmo portare a livello 11. Non è malissimo, però avrei preferito altre carte. Vai. Soldi che sono sempre buoni. Un'altra leggendaria e si gode. Gran cavaliere, per favore. Boys, attenzione. Attenzione perché qui potrei portare lo stregone elettrico a livello 14. Perché sono aumentati i level cap delle carte. Non è più il 13, ma ora è il 14. Un'altra leggendaria. Stregone elettrico. La scintilla. Non la uso. Ma abbiamo un altro. Ma quanti bauli c'ho? Scusatemi. Vabbè, un'altra leggendaria. Si gode a profusione. Evviva. Boom. Vabbò. Arciere magico. Potrei portarlo al 10. C'è un altro baule, boys. Oh, perfetto il Jolly. Questo è oro per noi. Molto, molto buono il Jolly. Così che almeno potremo darlo allo stregone elettrico e provare a portarlo al 14. Perfetto, ecco la leggendaria. Dammi qualcosa di corposo. La scintilla. Altro baule. Ok, ecco la leggendaria. A sto punto stregone elettrico. Il pesciao. Il pesciao. Posso portarlo al 10, volendo, volendo. Buono, 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 onestamente molto buono. Il domatore, regà. Domatore così è bellissimo. Ma scusatemi, io gli ho dato tre cose stella, ma quindi ora è bello, cioè quello fighissimo, giusto? Voglio potenziare anche loro. Sì. In teoria ora dovrebbero essere quelli bellissimi, giusto? Perfetto. Fatemi vedere cosa c'è dentro sti bauli. Ok. Jolly? Un jolly. Non è male. Cioè, che vuol dire, raga? Che queste io le posso trovare solo a livello 14? Sì, vabbò, dai. Se sì, vabbò, dai. E chi è questo, regà? Il Super King, chi è? Ma li posso ottenere soltanto a livello 14? Fatemelo sapere sotto nei commenti perché io non ne ho la minima idea. Andiamo. Oh, il troncone? Che fa il troncone? Bah, eviterei di sprecare punti per cose che non cambiano. Questo? Ah, vabbè, questo non diventa un granché. Andiamo a provare queste nuove carte che abbiamo potenziato con i punti stella. E vediamo innanzitutto di vincere la partita perché è importantissimo. Sì.
Sì. Ora sono belli paccutoni. Ok. E quello intanto mi tira, ma io... Va bene. Metto qui dietro. Babam. Mi ha fatto molto male, eh. Provo il predict con... Con il tronco non è andato, ma va benissimo perché il barbaro scelto va a torre e fa un pozzo di danni. E una torre se ne va. Buono così. Potrei continuare a pushare, onestamente. Mamma mia, raga, che bello che è il domatore così. Vabbè, lo adoro, boys. Allora, piazziamo subito la Tesla e ci rimettiamo in carica di Elisir per ovviamente i barbari scelti. Comunque, la prima carta leggendaria che voglio portare al 14 è proprio lo stregone leggendario. Lo stregone elettrico, scusate. Non so in che lingua abbia parlato. Abbiate pazienza. Non importa, non importa. Bene. È riuscito a jumpare. Mi sta bene. Oddio mio. No, questa effettivamente non ci voleva. Questa onestamente non ci voleva, ma va bene così. Proviamo di fireball. Ok, pulito. Tesla. Perfetta. Insistiamo. Ripartiamo con il domatore qui sulla destra. Lui metterà sicuramente. Esatto, come immaginavo. Oddio, raga, mi si è spostato il tablet. Scusate. Mi si è spostato il tablet e mi è partito il dito per la tronco. Rip. Lui è partito di là. Vai, 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 ancora. Andiamo per le tre corone, bello, bello. No. Ha schierato con la specchio il gran cavaliere, regà, tanto forte. Mettiamo qui. La Madoi! Male, malissimo, malissimo. Via, via, via. Pulire tutto. Pulire tutto, bello mio. Obbligato. Vai, domatore, vai, domatore, vai, domatore. Vai, domatore, dai, lo sto pesciao. Eccolo! Il merluzzo! E andiamo a casa. Tre corone, signori, tutte nostre. Vamos. Abbiamo rischiato. Abbiamo rischiato molto, ma comunque va benissimo. Addirittura qualche giorno fa ho superato il mio record di coppe. Dopodiché, raga, è uscito lo shop e si è totalmente sballato il gioco. Ma a noi questa cosa non interessa, perché continueremo ad andare avanti e magari a diventare sempre più bravi. Vorrei capire però, cioè io questa cosa, prima di shoppare i bauli dei Jolly Royale. Però no, non credo, perché baule dei Jolly Royale vuol dire che dentro trovi Jolly. Non trovo che trovi le carte. Alla fine non ho resistito, boys. E con un valore per 4, per 5, ho voluto prendermi quest'altro baule dei jolly. Perché i jolly sono molto utili. Altri 15 jolly epici. Ed eccolo qua. Ci prendiamo un altro jolly leggendario. Fatemi un attimo capire. Quanto mi manca? Me ne mancano 5 per lo stregone elettrico. Cioè, raga, devo farlo per forza, capite? Ma lo faremo nel prossimo episodio, che ovviamente vedrete sempre solo qui su Tuberanza.
Ciao! Sono cattivo. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.